Abbiamo appena visto il trailer ufficiale, o comunque la live special program ufficiale per il rilascio di Zendesk, e volevo un po' farvi sapere tutto quello che hanno cambiato, che ci hanno detto nella live, rispetto alla beta, ok? Quindi per dirvi se ci sono buone notizie, brutte notizie, ma spoiler, sono ottime notizie, ok? Quindi adesso vado a prendermi ogni punto della live, vi dico cosa è cambiato e perché. Quindi iniziamo. Allora, ovviamente, prima cosa che hanno fatto vedere sono nuovi personaggi di tutte le fazioni. Okay? Abbiamo chiaramente due nuove fazioni, in realtà ce n'è una giocabile al rilascio, una uscirà secondo me tra un anno proprio, ma hanno fatto vedere un sacco di personaggi nuovi di fazioni che esistono già, che sono importantissime perché poi per i personaggi le fazioni ti creano sinergia per sbloccare nuovi effetti, eccetera, eccetera. Ho spiegato questa cosa in un video riguardo le sinergie se vi interessa. Per andare nello specifico di personaggi nuovi che hanno fatto vedere, beh, abbiamo la Section 6 dove hanno fatto vedere due nuovi personaggi che sono questa tipo con i capelli rosa e il tipo a destra, mentre Miyabi era un personaggio della 1.0, ghiaccio attacco esattamente come Ellen, che ci aspettiamo esca più in là e che poi prenda effettivamente il posto di Ellen, ok? O comunque per chi la vuole prendere al posto di Ellen o eccetera eccetera, che deve prendere perché è più forte, non lo sappiamo, però per dire che ha lo stesso ruolo e lo stesso elemento di Ellen, ma chiaramente ha una fazione diversa che è abbastanza importante, ok? Quindi qua abbiamo due nuovi personaggi più la conferma che Miyabi esiste, che non è stata rimossa dal gioco per Ellen. Dopo chiaramente abbiamo altre fazioni, abbiamo la fazione della sicurezza invece di Zhu Yuan e qui abbiamo un'intera fazione nuova, cioè qui abbiamo tre personaggi nuovi più Zhu Yuan, che è il secondo banner limited che abbiamo, e non sappiamo i nomi chiaramente, però sono un po' di tizietti interessanti, no? Nel senso, soprattutto la tipa, quella al centro, must pull per me. Comunque, per quanto riguarda, quindi la fazione di Zhu Yuan è questa, dopo abbiamo una nuova fazione, che praticamente ci hanno detto che sarà già presente alla 1.0 in realtà. E forse ci regaleranno Lucy perché nella schermata dei regali non l'hanno messa tra le ricompense, ma l'hanno messa come sfondo delle ricompense. Quindi secondo me Lucy, che sarebbe la tipa con la mazza chiodata, insomma, ce la regaleranno. E ci hanno parlato anche dei kit di questi due nuovi personaggi qua, che sono non tanto dei kit, ma più del ruolo e dell'elemento, oltre che chiaramente alla loro fazione. E sono importantissimi, farò un video dedicato al perché questi due personaggi hanno due ruoli importanti che serviranno a buffare due o tre personaggi particolarmente utili dello standard che ci sono adesso per un early game più comodo, ok? Ma comunque ne parleremo in un video separato. Quindi abbiamo una nuova fazione, dopo abbiamo la Victoria Housekeeping, che sono sempre loro, e la Bellabog Industries e i Cunning Girls. Quindi, diciamo che per quanto riguarda le fazioni ci hanno fatto vedere 6 personaggi nuovi, 7 personaggi nuovi praticamente, che era già una buona notizia, quindi abbiamo già un bel programma che va avanti. Parlando di novità, abbiamo l'interfaccia e il combat. Ok, allora ci sono due cose importanti. La prima è la vita del boss in alto a destra, cosa che non c'era solitamente, c'era solo quella sul nemico, sul boss, che è quella che vedete al centro, che comunque secondo me è l'unica da guardare ed è quella più importante, anche se da quello che ho visto sembra che mettano alcuni debuff particolari sui boss, su quella in alto a destra. Ma la cosa più importante di tutte, e questo era uno dei cambi più cercati da tutti i player della beta, era l'icona qua sulla destra del boss. Perché è così importante quell'icona? Vedete che adesso l'icona ha il simbolo dell'elettro. Allora, cosa succede? Ogni volta che un nostro personaggio nel gioco attacca, in base all'elemento che ha, quando infligge danno elementale, applica il suo danno elementale. Vedetela così, ok? Quando si accumula per un tot questo danno elementale, viene proccata quella che si chiama Attribute Anomalies. Quindi, ad esempio, Ambi è elemento elettro. Quando fa abbastanza attacchi elettro, applica Attribute Anomalies in base ai valori delle abilità, eccetera, eccetera, ok? E quando l'Attribute Anomalies è carica al 100%, applica Shock al nemico, che poi ha degli effetti, che fa danno, interrompe le azioni di alcuni nemici, eccetera, eccetera, e questo vale per ogni elemento. Ora, c'è un'altra meccanica ancora, che è quando io ho applicato un attributo anomalies, come ad esempio lo shock di Ambi, ma poi ne applico un'altra con un altro PG di un altro elemento diverso, applico Disorder, che è un burst damage che fa esplodere tutti i danni del primo che ho applicato, ok? Sta di fatto che, lasciando stare i dettagli, che poi ne parleremo post release, o ci farò una guida, un video dedicato, insomma, per farvi capire perché è una meccanica importante,
Nella beta, sia nella seconda che nella terza dove ho partecipato, non c'era un'icona, un indicatore che ti dicesse a che punto eri per caricare l'attributo Anomalies e non potevi gestirti le rotazioni o comunque gli switch dei personaggi, qualcosa di comodo per capire quando stai per fare disorder, quando stai per mettere shock. Ed sono cose importanti perché sono alcuni personaggi che si basano quasi praticamente solo su quello, ok? Quindi, yeah, questo è uno dei cambiamenti più grossi e stupidissimo, ma è molto buono. Tra l'altro ci hanno fatto vedere che se cambi personaggio cambia anche l'indicatore, questo è veramente ottimo. Tipo adesso sto usando Ambi, quindi c'è quello elettro, ma appena switch APG, se switch APG, ti prego switch APG. Ok, qua ha messo Billy con il chain attack ed è diventato fisico. Qua cambia di nuovo a Nicole ed è diventato Heather, che però non lo fa vedere qua. Va bene, comunque, sai il fatto che Heather è tornata Ambi e adesso torna Elettro. Che appena applica Elettro, torna Elettro, esattamente. Quindi, in base a che cosa stai applicando, te lo cambia ed è importante vederlo, ok? Chiaramente adesso è difficile da percepire per voi, ma fidatevi, ok? Questo è uno dei cambi più grossi ed è stato un bene. Ma non è finita qui, andiamo avanti. Vabbè, una piccola nota sui banner, già che ci sono, i banner sono identici alla beta, ok? Quali hanno fatto vedere al contrario? Sta di fatto che il primo banner sarà Ellen Jo, attacker ghiaccio della Victoria Housekeeping. Le fazioni sono importantissime, se volete sul mio Discord avete delle grafiche dei personaggi che vi indicano la fazione, il ruolo, l'elemento dei PG e farò altre grafiche guida, eccetera, eccetera, insomma, ma comunque sono importanti e ci ho fatto anche un po' di video al riguardo e ne faremo altri, quindi andate tranquilli. E secondo banner invece chiaramente è Zhu Yuan, che invece è Heather Attacker della fazione della sicurezza, che però al momento c'è solo lei, ma sappiamo già che ne devono uscire altri, che li abbiamo visti prima, e il suo elemento è importantissimo, quindi io personalmente prenderò Zhu Yuan, skipperò Ellen Jo. Vi dirò i motivi in altri video separati. Comunque i banner sono identici. Primo banner Ellen Jo per 20 giorni e poi secondo banner Zhu Yuan, ok? Quindi andiamo avanti. Altre cose che ci hanno fatto vedere, i Bang Bu, ci sono dei nuovi Bang Bu, semplicemente ci sono letteralmente i nuovi Bang Bu e soprattutto ci sono dei nuovi Bang Bu Rank S. Questo è ottimo perché ci sono dei nuovi Bang Bu, beh, uno perché probabilmente copriranno le fazioni che mancano, perché i Bang Bu danno sinergie in base agli elementi, in base al tipo di combat style che ha il PG e in base alla fazione, quindi servono altri Bang Bu per coprire tutte le fazioni del gioco. Per darti ad esempio, stai giocando due membri della Victoria Housekeeping, dammi 20% daze sugli attacchi e qualsiasi cosa, ok? Quindi i Bang Bu servono a coprire le varie fazioni, elementi che mancavano, effettivamente ci sono nuovi Bang Bu che hanno ottima notizia. Parlando a tema Bang Bu, hanno fatto uno dei cambi più grossi di tutti. Nella beta, il banner dei Bang Bu Rank S praticamente era un banner che ruotava, dove c'era il Rank S, il Bang Bu Rank S che ruotava, e tu dovevi aspettare la rotazione del Bang Bu che ti interessava per pullare. E avevi il 75% di trovarlo, praticamente, no? Hanno cambiato, adesso ti scegli tu chi c'è in rate up e hai il 100% che quando trovi un rank S è quello che ti serve, che è enorme. È uno dei migliori cambi che potevano fare. I Bang Bu sono fondamentali, sono veramente tanta roba. E, quindi, veramente gigante. Ne avete uno per fazione, per elementi, poi quando ne usciranno altri verranno messi sempre in questo banner, quindi occhio a pullare. Prima di pullare vogliamo prendere il Bang Bu giusto, ma anche in termini di pull per i Bang Bu ci sono ottime notizie. Una delle ottime notizie è che le pull dei Bang Bu sono raddoppiate nel ruolo 0. Ho fatto poco tempo fa un video sull'endgame dove vi dicevo le ricompense e tra queste hanno raddoppiato le pull dei Bang Bu nel ruolo 0, che è fuori di testa. Invece che uno ogni 5, adesso ne abbiamo due ogni 5, quindi sono molte di più e abbiamo pure i Bang Bu assicurati. Questo è ottimo perché i Bang Bu sono adesso in un banner totalmente free to play, come lo è sempre stato da quando li hanno messi, dove pulliamo solamente con moneta che prendiamo dal gioco, dagli eventi, dalle ricompense settimanali, dai daily login. Addirittura c'è anche un daily login di 7 giorni che ci dà pull dei Bang Bu. Quando livelliamo ci danno pull dei Bang Bu, insomma, con un sacco di cose in game. E non solo, ce ne regalano una quarantina solamente salendo di livello come ricompense per i livelli insieme a delle pull standard. È enorme, ok? Praticamente ci hanno detto, ok, avete almeno 2/3, forse 3 tranquilli Bang Bu Rank S che volete voi assicurati. E vi assicuro che da chi ha giocato più di 100 ore di gameplay, 120 dalla beta, è enorme. Cioè, fantastico. Questo è un cambiamento incredibile, ok? Quindi, molto bene. Andiamo avanti.
Allora, per quanto riguarda la mappa, hanno messo un piano superiore alla, diciamo, al tuo negozio principale che c'è all'interno del gioco dove dormi, dove fai parte delle missioni, e c'è un piano superiore dove ti puoi mettere la musica che vuoi tu nella casa, c'è un letto dove ti puoi sedere, scrivere i PG, e c'è un muro dove puoi appendere dei poster e mettere poster di momenti successi nella storia o di altre cavolate, insomma, no? E puoi dormire per far passare l'orario del giorno, puoi contattare alcuni dei personaggi con i quali hai fatto delle trust mission, che sono delle missioni per aumentare la fedeltà con loro, che ti danno ricompense, insomma, e questi personaggi con il quale hai alzato il livello di trust, ci puoi scrivere, puoi farli venire in casa, non si è capito, ok? Però sta di fatto che hanno migliorato un po' il sistema di interazione con gli NPC, ma soprattutto c'è un piano in più qua dentro dove ti fanno fare delle cose extra. Sempre a livello di mappa, adesso arriviamo alla parte bella. Oltre ad aver annunciato delle mappe A ed aree completamente nuove, c'è una mappa dove inizia a fare un po' di esplorazione in game, e dove letteralmente ci sono dei bugbook che noi ci parliamo, abbiamo dei minigame, ci danno delle ricompense, quindi abbiamo ricompense extra per l'esplorazione, ricompense extra per fare determinate cose nel gioco, insomma, nuove mappe. Nuovi modi di prendere più ricompense, cose che servivano come materiali extra per i nostri account, insomma. Quindi questo è stato veramente tanta roba da vedere, anche perché dalle casse che apri in giro, che hanno fatto vedere, effettivamente prendevi extra exp, monete, materiali per livellare i PG, materiali per livellare la roba, insomma tutta roba per la quale non devi spendere stamina, ok? Quindi ha aiutato tanto e sembra un grandissimo cambiamento. E poi c'è proprio la mappa, c'è una mappa open world dove puoi girare, insomma, cioè dà un po' più il feeling di un mondo aperto, anche se non lo è chiaramente, che non è niente male. Inoltre, in una delle mappe hanno spostato le modalità endgame come posizione per andarci, che vabbè, quello non è un problema, ma mentre lo facevano ci hanno fatto vedere che c'è un'altra modalità endgame che si chiama Hunt qualcosa. Mi aspetto che sarà una boss rush o qualcosa del genere, quindi abbiamo una nuova modalità endgame e sono altre ricompense. Quindi spettacolare anche su questo. Tanta roba, non vedo l'ora, hanno fatto veramente dei miglioramenti incredibili. Passiamo invece al recap che hanno fatto vedere post live, dove ci hanno messo un po' tutto, ok? Abbiamo semplicemente che abbiamo delle ricompense totali che prendiamo solo per giocare, livellare di pre-registrazione, che sono 70 pool standard, 20 pool limited, 80 pool dei bamboo, che poi in realtà ve l'ho detto, le ricompense in game in realtà sono molte più che 80, perché qua sono solamente quelle che regalano, ma quelle che poi ti guadagni facendo cose in game sono molte di più, e una coppia di Corin. Inoltre nella televisione hanno messo Lucy lì, come se fosse gratis, e secondo me lo è, ok? Secondo me Lucy è... Piper saranno 4 stelle dello standard della nuova fazione e Lucy secondo me è una copia sarebbe allora in qualche modo che okay, ma non l'hanno detto comunque vedremo in ogni caso un PG dello standard e speriamo di trovarlo e quindi nulla ci sono queste pool insomma che sono abbastanza pool quindi abbiamo due daily login da 7 giorni l'uno uno che parte il 11 luglio uno che parte il 4 luglio che è il primo giorno e ci danno 20 pool limited e dopo abbiamo un daily login che ci dà altri 10 pool dei bamboo extra tra quelle che sono comunque tutta sta roba inclusa in queste ricompense prima che abbiamo visto quindi molto bene abbiamo un codice da riscattare che è questo qua che vedete ZZZZ Free 100 al momento del rilascio del gioco che dura una settimana e va benissimo sono cose extra. Poi chiaramente hanno fatto vedere i vari banner. Per i banner non è cambiato niente alla beta, quindi il banner standard è un banner standard normale. Insomma, PT90 per trovare le 5 stelle. Le prime 50 pool ti garantiscono un 5 stelle, un rank S e costano meno, ok? Quindi classico. La differenza è che il banner iniziale, il banner beginner, è incluso nel banner standard, quindi iniziate a buildare praticamente PT per il selettore a 300, perché ovviamente c'è il selettore a 300 dei PG standard dove potete scegliere poi una volta arrivati a 300 pool come un Kaistar Rail, un PG standard a vostra scelta. La cosa bella è che hanno messo la demo dei PG, quindi potete testare i PG rank S prima di sceglierli o comunque così, tanto per testarli, ok? Molto bene. Questo è un cambio che viene da che hanno fatto su un Kaistar Rail e l'ho adorato. Hanno annunciato i banner, come ho detto prima, quindi Ellen con il rate up Anton e Sukaku. Parleremo poi dei PG in un video separato perché non voglio allungare troppo. E poi il banner di Zhou Yuan, quindi chiaramente questo.
E nulla, per il resto abbiamo detto tutto, penso, dei cambiamenti che hanno fatto, ok, nuove mappe, ricompense, eccetera, eccetera. Ah, e vi confermo perché ho guardato il mio video sull'Endgame che hanno messo una modalità simile a Memory of Chaos, che viene dopo che abbiamo fatto i 10 piani fissi permanenti della Shield Defense, ok? Quindi hanno aggiunto una modalità bisettimanale Endgame per fare gemme, che però per il primo mese di gioco non ce ne fregherà assolutamente niente in realtà. Detto questo, i cambi che hanno fatto sono enormi, sono bellissimi. Io spero di avervi fatto capire qualcosa, ok? Per il resto, sui PG, sulle composizioni, su perché i due nuovi PG che hanno messo in standard sono importanti e su un sacco di cose faremo altri video. Se avete domande nello specifico, chiedete pure. Penso di poter rispondere a tutti. E poi se volete venite su Discord, che abbiamo una sezione di Zendesk dove pubblicheremo tutte le guide, dove c'è tutta la community, dove saranno gli annunci, eccetera, eccetera. Quindi, detto questo, grazie per aver guardato, vi lascio i link dei miei video e guida di Zendesk in descrizione, avete anche una playlist a fine video e spero vi siano utili. Ci vediamo alla prossima, fate i bravi! Hey, hey, put me on blast, ready for it.